Gli artisti e le loro opere dedicate a Pinocchio, lo sport giovanile, ma soprattutto le scuole, quest'anno italiane ed estere, sono stati protagonisti del compleanno di Pinocchio, arrivato alla 28esima edizione. L'evento, organizzato come ogni anno dal 1988 dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, è principalmente associato alla premiazione di concorsi per la scuola. Quest'anno oltre 60 scuole, l'equivalente di circa 1500 allievi della scuola primaria o secondaria di primo grado, hanno partecipato al concorso sul tema Il sostegno a distanza, un'amicizia da fiaba, promosso dalla Fondazione Collodi insieme alla Fondazione AVSI e all'Associazione di Esse. Ha proposto il confronto, la riscrittura o la scrittura ex novo di fiabe o narrazioni sul tema dell'incontro tra bambini e ragazzi che vivono in realtà diverse, rappresentate da Pinocchio e dai personaggi di altre fiabe del mondo. Beh, la particolarità è sempre di una crescita esponenziale sulla idonea manifestazione fatta negli anni scorsi, ma quest'anno, essendo stata orientata soprattutto come tema principale nelle adozioni a distanza, è diventata ovviamente una manifestazione che interessa più continenti, quindi dall'Africa all'America del Sud, e anche qui abbiamo rappresentanti di questi territori che sono venuti a ringraziare Pinocchio proprio perché questo gli ha consentito di avere questi rapporti, di avere soprattutto delle adozioni che sembrano essere state molto fortunate. Lavoreremo sul nuovo parco, sul rilancio della città di Collodi e sul fatto che con le iniziative che metteremo in campo veramente la gente venga a Collodi, a Pescia e in Toscana per Pinocchio, che è un burattino mondiale.